E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. E allora, oggi parliamo di tecnologia applicata, ragazzi. E gruppi di accumulo, batterie al litio. Le batterie del futuro abbiamo visto in questi mesi, in questi ultimi giorni, ancora di più, grazie al Battery Day di Tesla, e stanno e rivoluzioneranno tutto il settore dell'accumulo. Tanti pensano solo alle auto, pensano solo alla mobilità elettrica, però c'è tanto altro, ragazzi, che si interfaccia a queste batterie, ed è l'accumulo per appartamento. L'accumulo per appartamento oggi come si fa? Si fa con celle litio ioni, LiFe PO4, o c'è chi ha un budget di spesa molto più alto e lo fa con le LTO. Bene, i componenti di un gruppo di accumulo a base di celle litio sono pannelli fotovoltaici, perciò il tuo impianto standard fotovoltaico con tensione per esempio 12 volt, 24, 36, 48 o eventualmente anche più alta tensione. Relativo inverter, relativo regolatore di carica fatta apposta per le litio, più ci vuole la BMS perché le celle litio vanno ricaricate e scaricate tramite una scheda elettronica di regolazione di carica, cioè la BMS, e poi ci servono appunto i pacchi batterie che abbiamo detto che possono essere di varia tipologia, varia chimica. E quanto può costare un pacco batterie per accumulo? Ragazzi, tutto sta in base a cosa volete, cioè più grande deve essere questo gruppo d'accumulo, più energia deve immagazzinare, meglio è alla fine. Perché? Perché in base alla grandezza di questo pacco batterie tu potrai andare a immagazzinare energia ed essere indipendente dall'ente fornitore energetico per determinati utilizzatori. Se poi ti vuoi completamente staccare, però io non lo consiglio quasi mai staccarti completamente. E perché? Te lo spiego subito. Perché se io mi stacco dall'ente fornitore energetico, per esempio, per una settimana continua, c'è brutto tempo, il mio fotovoltaico non produce al 100%, ma produce al 50%, ma io in casa ho utilizzatore per tutta la settimana, li devo utilizzare, ragazzi, arriverai in un punto che il mio gruppo d'accumulo, per quanto possa essere grosso, si chiude, si spegne, va in protezione. Perché? Perché non si può sottoscaricare. Non potendosi sottoscaricare, tu resti senza energia. Perciò io consiglio sempre di lasciare l'ente fornitore energetico, che purtroppo serve per i casi, diciamo, di emergenza, come appunto un UPS. L'UPS si entra in azione quando la luce elettrica di casa non c'è più, per esempio per un maltempo, per un paio di secondi, nel mio caso il mio UPS è modificato per una giornata intera, avrò ancora energia. Perché? Perché sfrutto le batterie. Nel caso che noi vogliamo andare a fare questo gruppo di accumulo, che lo colleghiamo in parallelo, perché poi alla fine, ragazzi, come funziona? C'è impianto fotovoltaico connesso con tramite degli interruttori, perché appunto gli impianti si devono sempre poter staccare dalla linea, fusibili, regolatore di carica, inverter. Questo inverter va connesso al pacco batterie. Il pacco batterie a sua volta avrà il BMS connesso al regolatore di carica, che ti stabilizzerà e ti darà la tensione buona compatibile col pacco batterie. Perché, ragazzi, ascoltami, se il tuo pacco batterie è un 12 volt ma il tuo sistema di impianto fotovoltaico è un 48 volt, tu così non puoi collegarli,
perché dando 48 volt alla BMS del pacco batterie che è 12 volt esplode tutto, si bruciano, perché quella BMS in ingresso vuole massimo per esempio 13 volt, tu gli dai 48, capisci bene che si brucia, e questo vale per tutte le altre tensioni. Perfetto. Ora, esistono in commercio degli power wall, perché questi si chiamano power wall, sistema power wall è il sistema di batterie che ti accumula energia, la stocca e la utilizza per esempio di notte, però i power wall non nascono proprio per staccarti, come abbiamo detto, totalmente dall'ente fornitore energetico, appunto per le motivazioni che già abbiamo visto, ma nascono per accumulare energia dal fotovoltaico, per non sprecarla ed averla però sempre disponibile quando serve e non pagargliela all'ente fornitore energetico, e già è una buona cosa. Poi comunque bisogna anche fare attenzione alla BMS che vai ad acquistare, perché ragazzi, le BMS nei Powerwall sono molto importanti, perché la BMS è, diciamo, il punto di comunicazione tra gli utilizzatori, l'inverter e il pacco batterie, le celle, perciò deve essere una BMS di qualità, deve essere una BMS di potenza opportuna. Vedo tanti che utilizzano BMS da 20, 25, 30 ampere. Ragazzi, quelle BMS vanno bene forse nelle bici, forse nei monopattini, ma non in un power wall che ti deve alimentare un'abitazione. Ti faccio questo esempio. Perciò è un sistema da studiare davvero davvero bene. Io per questo, se è un settore che ti piace, ti invito al mio nuovo corso che lancerò tra qualche giorno. Puoi andarlo a prenotare già ora. Il prezzo sarà un prezzo a fare, perché ho deciso per questo corso di lasciarlo, diciamo, alla portata di tutti, perché appunto è una cosa che può interessare al 99% della popolazione mondiale. A differenza di Battery Maker, che è un altro corso, video corso online, che è più specifico per gli interessati ad avviare una nuova attività lavorativa, che è quella nella costruzione, riparazione, rigenerazione di pacchi batterie per bici, monopattini, elettroutensili, tutte al litio. Perciò, se sei interessato, sotto in descrizione trovi i link al mio sito, al corso Battery Maker, e ti ricordo di prenotare già da ora per avere il corso Power Wall Maker in super sconto. Per questo video, ragazzi, è tutto. Un like, condividi, mi raccomando, commenta, fammi sapere cosa ne pensi. E niente ragazzi, ciao e al prossimo video.